Fede, ma dove sei? No, sicuramente non è il peluche. Aia, porco due. Aspetta. Chi di culo non scoppia, lo giuro. Ah, quelli del culo non scoppia. No, no, quello no. Va bene. Minchia, un buco. Un culo. Tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. Hi guys, siamo a Land Limits. Cazzo, io sono Lelouch. Cazzo, ho scattato la intro, puoi rifare. Un pedofilo, che cazzo è? Un Gollum. Un ricordante. Così come? On the Revolution. Peppa Pig, On the Revolution. On the Revolution. Buono. Che bello. Pa 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 di cazzo. Vabbè, quello ti sta fuori. Hi guys, io sono Lelouch. Io sono Shiva. E oggi siamo con un fan, Umbix13, su Instagram. Salve. Seguitelo, spammatelo. Allora ragazzi, come potete vedere, siamo tornati sul Clash Royale. No no, aspetta, prima devo dire qualcosa e non rompere le palle. Allora, ha fatto due video sto infame senza di me, perciò siccome l'ultima volta avevamo deciso di fare con un deck, vediamo se c'è ancora pezzi in merda. Hai cancellato il deck? No, sto cazzo, te lo rifaccio. Vabbè, deve fare poi un altro video, farà le partite con quel deck pesante perché ha fatto i video. Allora, tornando su Clash Royale, cambi discorso. Ci sono stati degli aggiornamenti, nel senso, aggiornati, chi ha visto l'ultima partita non avevo nemmeno una leggendaria nel deck. Cosa è successo? Ho visto un video su YouTube dove un utente del gioco ha si è lamentato mandando un messaggio alla Supercell dicendo che il gioco era scriptato, che lui non trovava nemmeno una leggendaria, bla bla bla. Guarda caso, il giorno dopo aveva trovato la leggendaria. Io ho voluto provare. La risposta della Supercell è stata: guardi, lei sicuramente ha visto qualche video su YouTube oppure su Facebook, noi non facciamo di queste cose, bla bla bla, quindi noi non possiamo dare le leggendarie perché non abbiamo controllo su questo, eccetera eccetera. Il giorno dopo, guarda caso, chi ha visto il chest opening sa che nel baule super magico non ho trovato niente. Il giorno dopo ho trovato un baule magico, apro il baule magico e mi trovo il boscaiolo. Titolo di questo video, tutorial by Lelo, come ricevere una leggendaria su Clash Royale. Col boscaiolo, giocando, sono arrivato praticamente in Arena 9. Lasciate perdere adesso che sono risceso, ma ero in Arena 9. Ora, arrivando in Arena 9, ho preso delle offerte. C'era l'offerta 9,90 con baule leggendario. Here comes the money. Baule leggendario, gold e gemme. E nel baule leggendario ho trovato lo stregone di ghiaccio. No, la scintilla. E nello shop poi, con 40.000 gemme, ho comprato il resto. Quindi il minatore, la principessa e lo stregone di ghiaccio. I've got the gemme. Oggi Royal. Siamo qui invece per fare questo chest opening free gem. Una botta di culo. Una botta di culo. Con le bestemmie dell'ultimo video è sceso Gesù Cristo e ti ha fatto trovare prende tutto. Mi scuso con Nick e Tost che mi odieranno, però è così. Solo loro, vedi, ci sono anch'io. Lui è uno stronzo a prescindere. Cosa? Devi trovare lo stregone di ghiaccio. La bocca dei fan. Cominciamo da fare questo chest opening. Io comincio dal bowl argento. Perché argento? Così. Cominciamo al bowl argento, non c'è un cazzo. Leggendario. Moschettieri, mortaio, non lo uso. Bowl omaggio. Io avrei tre più importanti. No. Cosa no? Oh. No. Senti, bene. Mi pecca. Orda di sgherri per 9, non li uso. Io sì, me li regali. Se potevo te li regalavo tutti. 78 di oro, lapide, carta rara. Comune la Tesla. La lapide è quello che ti farei. Ho visto dagli ultimi aggiornamenti, ragazzi, che la Tesla è OP come carta. Minchia, fa danno. La Tesla da sola ti ammazza un gigante. Cosa? Giuro. Bagulo della corona. 4 gemme. 4 banane. Gigante lo uso. Carta rara. Con l'aggiornamento che c'è stato, il costo del l'estrattore di elisir è passato a 6. Era anche ora. Però dura 10 secondi in più. Se trovi qui la leggendaria io ti brucio. No, non c'è la leggendaria, carta comune per l'ultima carta. Epica, drago, cucciolo di drago, buono. Comunque allora, ti apri cosa? Ultima carta. Calta, ovviamente. È calda. L'italiano perché... parzialmente sconosciuto. Allora, baule epico. Dopo ci sono io, non rompere. Gigante. Ah, pensavo che era quello magico, stavo dicendo che cosa? Golem. Golem per 4. Banana. Arco X. Dovete sapere che con l'arco X a lui gli ho fatto il culo.
tantissime volte. Quando ero in Arena 1. E il prossimo video che faremo sarà un amichevole contro Shiba. Ma cosa? Facciamo tre amichevoli, chi vince è il meglio dei tre e chi perde farà la penitenza. Attenzione. Come hai detto? No, appena fai una brutta penitenza ti penitenza brucio. Scelta dai fan. Ora continuiamo. Penitenza scelta dai fan. Ci sono io. Allora, naturalmente, come si disinstalla un profilo? No, 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 stavo scherzando. Ok, che no, no, che okay, apri. Apri baule magico. No, no, ah, il mio dito! Non lascia stare. No, che cosa? Aia, porco. Allora, baule magico. Il baule leggendario è mio. Baule magico, 621 di oro. 4 goblin. 4 Maurizio Costanzo. 4 goblin lancieri. Erano 9, se leggere. Bombarolo. Cavaliere per 24, nemmeno epiche, oh. Cartelle comune me le date tutte. Ora se mi dà 23 epiche sono felice. Sì, 23. 20 rare, l'ultima è l'epica purtroppo, vabbè. 3 pelle. Io. Baule leggendario. Scrivete nei commenti come cancellare un baule, così io cancello. Sì! Così non può fare un cazzo, sì! Va bene, lo stregone di ghiaccio ce l'ho al 2. Magari trovando un altro 3 lo potenzio. Giusto. Lo sapete perché fa così? Perché lui non ha nemmeno una leggenda. Anzi, c'ha la scintilla. Ma come ha la scintilla? Mo vi dico. C'era l'offerta. Baule leggendario a 500 gemme. A 500 gemme. Lui ovviamente di gemme ne aveva tipo 1 o 2. Viene da me, mi fa fratellone quanto ti voglio bene, eccetera eccetera. Ho detto dimmi quanto ti serve, fa 5 euro che devo comprare le gemme, vaffanculo. Non è vero. Quindi la scintilla ce l'ha grazie a me. Hashtag scroccone. Nei commenti, Shiba scroccone. Ti giuro non usciamo mai più insieme, lo sto dicendo. Allora, dopo questo c'è stopping pietoso perché ho trovato uno stregone del ghiaccio, ma va bene. Ci facciamo 2 partite, vaffanculo. Perché? Arena 8, ero Arena 9, sono sceso, il gioco ha deciso di farmi riscendere. Scriptato come questo c'è solamente FIFA. Ma nemmeno FIFA è scriptato. FIFA è scriptato tantissimo. Più della Madonna. Che cazzo c'è? Oh, con quale cattiveria comincia? Oh, domatore, spirito del fuoco. Brucia tutti. Raga, il Mega Sgherro è una carta che dovete usare a tutti i costi, perché il Mega Sgherro è troppo OP come carta. Se la principessa spara un colpo sono felice, perfetto. Bello, il colpo della me. La brucia. Questa combo la stanno usando tutti, domatore e spirito di ghiaccio. Bellissima combo. Però se a me quel boscaiolo mi arriva sotto torre, raga, facciamo i danni. Non ci arriverà mai sotto torre, però fa la furia, non ci arriverà mai il mega schiero nella furia, ma va bene. Però lui ha usato le guardie. I love boots. Ora, avendo usato le guardie, io posso andare di scintilla. Cosa vuol dire I love boots? Ah, la scarica l'ho portata comunque al 10. Oh, che vuol dire I love boots? Ma quando cresci poi te lo spiego. Oh, pezzo di schifoso maniaco. Noi abbiamo perso una torre. Meno male. Aspetta, non è per niente. Niente comodo per vedere, per buttare allora, tipo... se lui mi distruggerebbe... La iella. No, a parte, tipo... Come te lo posso spiegare cose, tipo dico queste cose. E per buttare tipo a scaramanzia tipo perdi che mi metto composto e perdi. È difficile sta partita, raga. Che cazzo. Allora, questa partita, raga, è difficile. Tanto la perdi, come sempre. Purtroppo è così, quando il gioco decide di farti scendere, ti fa scendere anche se tu in campo gli butti la Madonna. Madonna. Ti mette gente contro che ha le carte apposta contro il tuo deck. Invece no, la Madonna non è venuta ad aiutarti perché nello scorso video l'avete bestemmiata così tante volte. Io non ho bestemmiato nessuno. Vabbè. Ah, a proposito, se non l'avete ancora visto, fatelo. Il video su Heroes of the Storm sarà insieme ad Alucard è l'ultimo che è uscito ieri. Qui mettiamo l'URL. Lo mettiamo qui. Sulla mia faccia. Sulla sua faccia di... Dovete cliccare la sua faccia in questo momento per vedere. So che vi si rompe lo schermo solamente con la sua faccia, però dai, provate. Vabbè, seconda partita per noi, la prima l'abbiamo persa. Allora, siamo contro Chinatown. Cosa c'è? Chinatown Drunken Royale. Io il giapponese lo so leggere. È Giappatown. Comunque China, non Giappone. È Giappatown. Oh. Vabbè, andiamo, facciamo la combo, vediamo se riusciamo stavolta. Ma non lo so, ci vuoi mettere un creatore di Clash Royale a usi coso leggendaria? A usi però.
Ah, oh, sì. Se spara la scintilla sono felice. Spara la scintilla! Mamma mia, ragazzi! Che coglione! Mamma mia, ragazzi! Quando spara la scintilla sono i danni, raga, i danni! Hanno la torre inferno perché io ho il gigante. Cioè, ragazzi, non sto scherzando, il gioco è talmente scriptato che ti mette contro gente che ha carte contro il tuo deck. È tassativo. Poi se tu sei bravo in un certo senso, perché potresti essere anche il campione di Clash Royale, ma quando decidi di farti perdere, perdi. Se tu sei bravo, riesci a vincere, ma se tu ti chiami Nick, che hai 500 leggendari, e perdi, no. Nick, ti voglio un bel. I love Nick. I love Nick. I love Nick. Allora, lui c'ha l'orda di Sgherri. Tanto prima o poi lo blocco. Lui c'ha l'orda di Sgherri. Appena trova un'altra leggendaria, spara scintillo. Mamma mia, mamma mia. Spara scintilla, mamma mia. Ragazzi, la scintilla sono i danni. Lui fa così perché vuole che perdo. No, non voglio che perda. Non la perdo. Io questa partita non la perdo, mi dispiace. La perdo questa partita. E la perdi. La voglio. No, non è vero mai. Allora, lui c'ha la torre infernale, vediamo se riesco. Ah. Non è vero mai. No, io questa partita non posso perderla. E se la perdi, che fai? Tutto piangi. È impossibile che io perda questa partita. E se la perdi? Allora, di quell'orda di Sgherri. No, la furia del gigante. Le palle. Mettiamo un altro gigante. Mettiamo il boscaiolo. Mettiamo una principessa in difesa. Mandiamo Gandalf. Eventuali orda di Sgherri. Vai Gandalf. Guardate il boscaiolo, ragazzi. Se il boscaiolo arriva nella torre, ragazzi, sono danni. Guardate il boscaiolo, 3 stelle per noi. Gandalf, 3 stelle per noi. Gandalf ha spaccato la torre centrale facendo tu non puoi. Perché ha lasciato contro lui? E per forza l'ho obnato. Tu non puoi. Un baule argento del cazzo. Potevo trovare un super magico. Sì, certo. E io invece che cosa trovo? La mia cosa più leggendaria, che cos'è? Lui trova il baule argento. Trova i 5 euro del fratello per comprare le gemme. Quindi spatti pare, pure una proposta non potrei rifiutare. Prossimo video su Clash Royale amichevole, ragazzi, mi raccomando, non mancate. Il prossimo video non ci sono. Chi perde l'amichevole punitenza scelta. Punitenza, tra l'altro. Sì, punitenza perché ti punisco. Scelta dal fan. Da Umbix. Allora, ora la lapide contro la scintilla è utilissima, ragazzi. La lapide contro la scintilla è utilissima. Non contro la principessa, tra l'altro. Poi però fai l'infame. Però tipo... io faccio l'infame. Ora, se mi carica la scintilla. Oddio santo, diretto, un animale quadrupede. Lui ha sprecato non so quante elisir. Però io questa torre di qua ce l'ho praticamente mezza morta. Per non dire morta. È difficile sta partita. Peccato perché è un livello 8. Cioè, volendo. È un livello 8. Già lo dovrei distruggere. Ti sta bucando il buco dell'ano. È un livello 8, ma c'ha carte. No, l'ano, il buco dell'ano. Quello proprio più bucato del buco. Una volta ti può risultare la combo, amico mio, due volte. Quella la faccio. Hai il mio stesso deck? Due volte nemmeno parlato. No, alla lapide. È l'infame, però. Sapete cosa faccio io adesso? La scintilla la lascio là. Vediamo, oggi. La lascio là. Oggi penso che una la vinci e tutte tipo 50 le perdi. Orda di Sgherri. L'ottimismo nel momento. Gianni! L'ottimismo è il profumo da vita! Affanculo! Mettiamoci un pochettino in difesa, Tra l'altro è la stessa, la principessa sarebbe anche nella torre, sta ferma lì come la torre. Sì, più o meno. È la terza, la quarta torre in campo. Ai, ragazzi, vedete quello che vi dico, ragazzi? Vedete quello che vi dico? Cioè lui vedete quello che vi dico, combattere che contro il livello 8, che ha 2793 coppe, per perdere. Vai, scaricano in quella centrale, perché... È così, ragazzi. Vabbè, una vinta, due perché peste. Perché lui ha usato la fatale. Fotte sega, ho le leggendarie, sono felice. Il video si può chiudere qua. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Condividete, iscrivetevi. On the limits. Vivi al limite. On the limits. Dub. Ma qual è dub? Ciao. Ciao. Ma io ti posso pagare in natura. Ma non ho capito bene, com'è che paghi? Ciao.